Ciao a tutti, buona giornata. Oggi è sabato 30 maggio, il mese ormai se n'è andato, quindi ci siamo arrivati finalmente, praticamente addirittura arrivo al primo di giugno. Oggi il tempo non è male da un punto di vista meteorologico, ma c'è questo vento che disturba un poco e comunque in città abbiamo notato la presenza di diversi turisti che insomma insistono già nel centro storico di Chioggia e probabilmente anche sottomarina. Quali sarebbero le notizie del giorno? Beh, io direi di cominciare intanto con, ce l'hanno chiesto in tanti, il fatto che ieri il presidente Zaia ha annunciato, poi c'è stato appunto anche il decreto regionale, e finalmente, diciamocelo, ci possiamo togliere le mascherine da lunedì prossimo in pratica. Però attenzione che non è proprio così, perché comunque sempre nel decreto permane l'obbligo, diciamo, di mettersi la mascherina quando c'è l'assembramento, e anche e soprattutto durante i mercati. E quindi, questa è una cosa molto importante da ricordare, giovedì prossimo, che facciamo gli scongiuri, dovrebbe tornare il mercato del giovedì al completo, solo con una riduzione, diciamo, della superficie dei banchi, in modo da, diciamo, da prevenire il più possibile assembramenti, ci sarà comunque l'obbligo di indossare le mascherine. Quindi è importante che, come diceva Zaia, ci portiamo dietro le mascherine, ce le mettiamo in tasca, ma nel momento opportuno ce le rimettiamo. Questa è una cosa assolutamente importante che dobbiamo fare. Anche se le notizie che riceviamo tutti i giorni, grazie soprattutto agli articoli autorevoli e anche, diciamo, alla conferenza stampa che il Presidente della Regione fa tutti i giorni aggiornandoci sulla situazione, sono assolutamente positive. Ieri articoli autorevoli parlavano di addirittura meno di un positivo ogni 1000 campioni, appunto, di tamponi, quindi da un punto di vista di epidemia questa sarebbe addirittura spenta. Però è importante assolutamente non abbassare la guardia. Vediamo, leggendo anche la stampa estera, che per esempio in Corea, che è il paese, Corea del Sud, è il paese che meglio aveva affrontato, diciamo, l'epidemia, c'era stato un lockdown minimo, anche perché loro avevano avuto l'esperienza nella prima della SARS in pratica, però c'è stato un ritorno non importantissimo, di contagiati, ma hanno dovuto richiudere un'altra volta le aree metropolitane. E quindi dobbiamo assolutamente ricordarci di continuare a mantenere alta la guardia, lavarsi le mani, mascherina nel momento che si arriva in posti, con assembramento con più persone, e quindi porre proprio la massima attenzione. A proposito di questo, c'è anche da dire che da qualche giorno è comparsa, per quanto riguarda le applicazioni sia sul sistema Android che su Apple, praticamente c'è la predisposizione alle notifiche di esposizione al Covid. In pratica, sia Android che Apple ha preparato tutto per la famosa, diciamo, applicazione Immuni, che se ne è tanto sentito parlare e che il governo, diciamo, tra virgolette, ha perso tempo, perché è un nuovo sistema e quindi è stato necessario prima valutare tutta una serie di aspetti, prima di tutto quello della privacy. Ma comunque, con questa applicazione, che dovrebbe entrare in funzione a giorni, nel prossimo mese, praticamente si parla del 15 di giugno, praticamente con quell'applicazione che sarà scaricata in base volontaria, noi potremo affrontare questo pericolo dell'epidemia in maniera molto più, diciamo, sistematica e accorta in pratica. Quindi, come avremo maggiori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Immuni, conviene che tutti quanti noi cerchiamo di scaricare il più possibile, perché sarà un presidio importante col quale noi dovremo abituarci a convivere per non tornare nella situazione di lockdown che appunto abbiamo visto nei mesi scorsi. Siamo in linea con Giorgio Bellemo, presidente di Ascot. Ci dai un attimo la situazione dei vari operatori, di quelli insomma più collegati a te? Adesso la gente può andare in spiaggia, però abbiamo visto alcuni, tra cui quelli della Capannina, che sono già tutti pronti con i bei lettini e tutto quanto, ma il bagno non si può fare. Com'è la situazione, visto che tu gestisci con l'Ascot, con la vostra associazione, anche tanti, diciamo, servizio di guardianaggio? Andrea, buongiorno, grazie. Lo sai che noi ovviamente siamo degli operatori indefessi, come tutti gli operatori della spiaggia,
poi vogliamo offrire il servizio ai nostri ospiti in maniera puntuale e precisa, e questo ha fatto sì che i concessionari hanno lavorato veramente 24 ore al giorno in una maniera terribile e drammatica. C'è l'aspetto legato alla bagnazione. Io credo che davanti a tutti questi divieti che abbiamo avuto, giustamente, se vuoi anche, uno arriva al mare e c'è un ulteriore divieto, ovvero interdizione di bagnazione, è una cosa un po' antipatica. Lo sai che non dipende da noi. C'è la questione legata poi all'uso delle mascherine, che dal giorno 1 probabilmente non si useranno più. C'è un problema legato anche alla gestione di spiagge libere, insomma, è una cosa abbastanza complessa. E quello che ti posso dire è che sicuramente dalla prossima settimana ci sarà il servizio di salvataggio, seppur con delle dimensioni ridotte come bassa stagione, mentre dal 15 giugno, come ogni anno, partirà il servizio completo. Mi pare, insomma, che diamo dei segnali, come hai visto, di attenzione, ma soprattutto vogliamo rispondere immediatamente a quella che è appunto una domanda di sole, di mare, che mai come oggi ci è richiesta. Ovviamente, Andrea, avendo ben chiara e precisa la salvaguardia di tutte quelle misure che abbiamo messo in atto per contrastare in qualche maniera questo problema del Covid-19. Quindi oggi gli stabilimenti sono aperti, la gente può andare, per il momento, diciamo, teoricamente non potrebbe fare il bagno perché non c'è ancora il servizio di Non guardianaggio c'è dei servizio, bagnetti, giusto? Andrea, ma, e non c'è servizio di salvataggio. Questo viene, lo preciso, che non è una scelta dei concessionari, questa, capiamo. Sono delle condizioni che contorno, Andrea. Cioè, tu quando sei al mare, sei sotto l'ombrellone, non hai la mascherina. Quando ti alzi per andare al bagno, per esempio, tranne chi fa attività agonistica, quindi chi fa il kite piuttosto che altro, deve avere la mascherina. Ci sono dei problemi oggettivi su questa cosa qua, e che verranno superati con la nuova ordinanza che ha fatto Zaia, che va a vigore il giorno 1. Detto questo, stiamo aspettando le ordinanze. Questo vale un po' per tutti, Andrea, per tutto il Veneto, anche delle capitanie di porto, più in qualche maniera contemperare le esigenze della capitanie di porto con quelle delle amministrazioni pubbliche. Questo è quindi la sistemazione delle boe, per capirci, che ad oggi non c'è dato sapere se sono a 300-500 metri, anche se ufficiosamente già lo sappiamo. Noi post-immane siamo operativi, Andrea, e credo un po' tutti, nel senso che tutte le spiagge non vedono l'ora, insomma, di offrire i servizi ai loro clienti. Ti ringrazio molto e ciao, ci vediamo Buon presto. lavoro, Andrea. Ciao. Buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Terminiamo qui. Vi ricordiamo che domani ci sarà la prova generale con la chiusura delle bocche di porto, sia di Chioggia, di Lido in contemporanea, per appunto un altro test con il MOSE. Che grazie al punteraggio dei militari appunto si solleverà in contemporanea. Una prova molto importante, ricordiamoci quello che è successo l'anno scorso, il 12 novembre dell'anno scorso, che c'è stato il disastro con quell'alta marea eccezionale, quindi speriamo che presto entri tutto in funzione. Vi ricordiamo appunto che il momento di massima apertura dovrebbe essere, dall'informazione che abbiamo, alle 14:30 e quindi sarebbe uno spettacolo comunque da non perdersi. Abbiamo postato, prima avete visto le immagini dello stabilimento in diga, che ieri ha iniziato, ieri dalla sera di ieri, ha iniziato a essere in funzione anche come ristorante, ha fatto il pienone. Ricordiamo che oltre a essere, diciamo, vabbè, un'attività diciamo imprenditoriale, è sicuramente un fuore all'occhiello per la nostra località e tra l'altro occupa ben 31 persone, quindi veramente una piccola fabbrichetta che dà comunque risalto alla nostra, diciamo, località. Vi rimandiamo al telegiornale del pomeriggio. Grazie che ci seguite sempre. Vi ricordo anche che se volete ricevere le nostre notizie tramite WhatsApp, il numero è 331, uno dei numeri è 331 95 23 541. Basta che ci mandate un ciao con WhatsApp, col nome e cognome e la zona di residenza e vi inseriamo. Ciao e a presto.